Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore, dal sapore letterario. Oggi proveremo a parlare di luoghi e spazi ed ambientazioni e generi letterari. Ecco, è per questa ragione che c'è un bel opening dalla vetta di Poggio Scali, dalla quota di 1520 metri. La telecamerina illustra bene un esempio di luoghi e spazi dove l'immagine di una bella fotografia con una pista sonora restituisce all'utente la suggestione di un'ambientazione. Incominciamo a bomba la puntata, ragionando in astratto del legame che c'è tra generi letterari ed immedesimazione del lettore. L'immedesimazione del lettore è misurabile in termini di distanza temporale che separa il lettore dall'ambientazione della trama, quanto la distanza tra lettore e personaggio principale. Ecco, più è alta questa distanza e minore sarà l'immedesimazione del lettore. Osserviamo brevemente, diciamo, il grafico. Nella zona del fantasy è quella dove praticamente abbiamo una distanza tra il lettore e il personaggio principale che è massima, perché, diciamo, ad esempio i maghi non esistono, di conseguenza i soggetti come protagonisti come Harry Potter stanno nella dimensione del fantasy e non c'è nessun legame, perché i maghi appunto e la magia non esiste, e quindi la distanza è altissima, tanto quanto la distanza temporale che separa l'ambientazione dalla trama. Siamo in una dimensione, diciamo, completamente fantasy e immaginaria, la distanza è altissima. La fantascienza, anche qui siamo nella fantascienza, in particolar modo di lungo periodo, ha, diciamo, gli stessi meccanismi di sospensione di incredulità con la tecnologia black box. Di conseguenza la distanza temporale che separa il lettore dall'ambientazione della trama è elevatissima. Si pensa ad esempio ai motori a curvatura di Star Trek, di cui non c'è traccia nella tecnologia umana e non si sa nemmeno se molto probabilmente saranno possibile farli per l'umanità, se non, diciamo, nella dimensione hollywoodiana. E la distanza quindi tra il lettore e il personaggio principale in termini di fantascienza lontanissima è praticamente elevata. La stessa cosa vale un po' nella dimensione dell'horror. Si pensa ad esempio un mostro, un assassino, e di conseguenza la distanza tra un lettore e un personaggio principale che è di tipo negativo, indubbiamente la distanza è altissima, presupponendo ovviamente che il lettore sia una persona sana di mente e, diciamo, normale. Mentre la distanza temporale può essere ridotta, molto più ridotta, dato che, diciamo, si possono narrare anche storie che hanno, diciamo, dei legami con la realtà, e qui si sfocia nella dimensione della cronaca, in cui la distanza temporale è veramente breve, il tempo di 24 ore di un quotidiano o di un settimanale, al massimo un mensile, e quindi la distanza che c'è tra il lettore e il personaggio principale, che in questo caso sono i soggetti di un evento vero e reale, può essere da alta a molto bassa, come ad esempio, diciamo, le storie e vicissitudini di un grande e facoltoso milionario, che quindi la distanza si presuppone che sia elevata rispetto a un lettore comune, mentre, diciamo, le notizie di furti o rapimenti o comunque gli incidenti o elementi o eventi negativi, indubbiamente con persone normali, hanno un alto livello di immedesimazione. La dimensione dei gialli è posta in coordinate molto più basse, perché si pensi, diciamo, che la distanza temporale può essere molto ridotta. Si pensi ai gialli recenti, Made in Italy, quanto ai classicissimi gialli, diciamo, del classiche per quanto riguarda il mondo inglese, e qui la distanza tra il lettore e il personaggio principale può ridursi indubbiamente.
al minimo, diciamo, dà un minimo relativo all'ambientazione moderna per quanto riguarda i gialli italiani ultimissimi made in Italy, a una distanza un po' più lontana per quanto riguarda quelli di gialli della dimensione classica made in Gran Bretagna. Le Uchronie sono un po' un discorso a parte, in cui la distanza temporale è altissima e la distanza tra il lettore e il personaggio principale può essere, diciamo, può essere minore, ma comunque la distanza temporale è altissima, proprio perché si tratta di un'Uchronia, quindi una ambientazione dove si immagina una storia alternativa che non ha, diciamo, una concreta realtà. Siamo un po' più a metà strada tra la fantascienza e il fantasy. Poi abbiamo la storia, diciamo, sono libri di storia in cui la distanza temporale può essere ridotta. Si pensa alle esperienze della Seconda Guerra Mondiale, e anche la distanza con il lettore può essere ridotta, come ad esempio le esperienze e i ricordi della Seconda Guerra Mondiale del babbo, del nonno o del bisnonno, oppure alla Prima Guerra Mondiale o anche più in là, sfociando in libri di storia completamente, diciamo, dedicati appunto a fatti storici. Le distopie al momento, dato il futuro del XXI secolo, le possiamo collocare in uno spazio in cui la distanza temporale è ridotta e la distanza tra il lettore e il personaggio principale invece sarebbe anche più ridotta, per quanto, e sarà ridotta, per quanto al momento, diciamo, non ci sia una coscienza sufficiente per i lettori a quindi svolgere il ruolo importante dell'acclimate fiction, per cercare di abbassare, diciamo, questa distanza temporale tra lettore e personaggi principali, perché le distopie sono molto più vicine di quanto si possa pensare. Al grafico aggiungiamo una dimensione in più: la distanza e conoscenza dei luoghi tra il lettore e, diciamo, l'ambientazione, ossia quanto c'è di conoscenza a priori all'interno dell'immaginario collettivo del lettore del luogo e dell'ambientazione in cui praticamente si va a parlare di vari generi. Andiamo a cancellare una serie di generi come fantasy, horror, fantascienza ed ucronica, noi non ci interessano, perché la sospensione di incredulità in sostanza praticamente no, a noi non interessa, non fa parte della stessa componente dell'hard sci-fi, e quindi quello che rimane è quello che vedete a video. Adesso ci chiederemo: della cronaca, gialle, distopie, storie, il contenuto, diciamo, di questi racconti, di questi generi, solitamente dove si posizionano? Ecco, la cronaca solitamente si posiziona in una distanza e conoscenza dei luoghi dal lettore che è veramente molto prossima, così come i gialli solitamente sono in luoghi e ambientazioni molto conosciute e rara, anche, diciamo, anche qualora si facesse riferimento, diciamo, ai gialli classici made in Gran Bretagna, mentre, diciamo, vi possono essere sporadici casi di gialli come ad esempio Il nome della rosa, con ambientazioni e luoghi veramente molto distanti. La storia spazia da, diciamo, una distanza e conoscenza dei luoghi da molto vicini a molto lontani. Si pensi, diciamo, alle grandi battaglie storiche della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico, oppure praticamente in Africa, che indubbiamente sono luoghi sperduti e lontani, come ad esempio in Russia, mentre luoghi molto più vicini e ben conosciuti, come ad esempio tutte le storie, diciamo, dei partigiani e di quant'altro è accaduto in Italia. Le distopie indubbiamente si collocano in uno spazio in cui la distanza e conoscenza dei luoghi tra il lettore e l'ambientazione è elevata. È elevata perché c'è un cambiamento dello stato del mondo. Qualche volta ci sono delle distopie che partono da una distanza e conoscenza dei luoghi tra lettori e ambientazioni molto ridotte, come ad esempio Fahrenheit 451, in cui, diciamo, si fa più che altro il riferimento, diciamo, in metafora a quello che accadeva nell'Unione Sovietica con la polizia segreta. Ecco, se vogliamo andare a noi ci interessa le distopie che annusino e che profumino di storia,
quindi come memorie dal futuro, ecco che allora, diciamo, il rapporto tra distopie e storia diventa molto importante, in particolar modo per andare a colmare la distanza e conoscenza dei luoghi tra lettore ed ambientazioni. È indispensabile che l'autore sappia bene e conosca il world building, di cui io ho fatto un podcast e vi rinvio a darci un'occhiata. Parliamo adesso di luoghi, spazi ed ambientazioni. Immaginiamo che la foto che vedete a video sia il vostro incipit, un cowboy su un cavallo che apre una misteriosa lettera, la legge restando in silenzio e poi dica "Holy shit!". Potete declinare l'incipit in un romanzo storico. Allora, ecco, dovrete definire il tempo e lo spazio storico dove si svolge la vicenda: prima della guerra di secessione, dopo la guerra di secessione, nelle guerre indiane, ai primi del 1900, in un Wild West che cambiava sotto la spinta delle ferrovie e del diritto delle grandi società di borsa di Wall Street. Dovrete in ogni caso studiare il pezzo di storia in cui andrete a svolgere il vostro romanzo storico, linguaggi, usi, costumi, fatti storici rilevanti, personaggi storici principali che potrete inserire nella storia, lasciando inalterata la loro vera storia, ma a cui potete affiancare ed intrecciare personaggi di fantasia che potranno appunto disegnare una trama, la vostra trama immaginaria, una trama immaginaria che potrà ovviamente legarsi a fatti storici realmente accaduti assieme a personaggi storici realmente accaduti. Le ricerche e la preparazione per disegnare un romanzo storico deve essere meticolosa e vi porterà via tanto tempo. Avete un'alternativa più facile: montaggio del racconto a bloggata di spaghetti western. Ambientate il vostro racconto clonando la superficialità degli spaghetti western, dove non indicate nomi di luoghi veri e precisi, ma usate nomi immaginari che siano evocativi, ossia userete archetipi collocati nell'immaginario collettivo. Questo trucco vi permetterà di evitare la gestione degli spiegoni storici di contestualizzazione, perché attingerete alla memoria dei lettori qui nella dimensione degli archetipi, quindi ridurrete all'osso le descrizioni facendole seguire da immagini fotografiche che avrete organizzato e che impaginerete nel testo come fosse una vera bloggata. Le immagini che preparerete serviranno ad un doppio scopo: spezzeranno la lettura e forniranno graficamente tutte le informazioni al lettore di contorno che però non troverà nel testo. Quindi, ad esempio, non dovrete dire che il cowboy è in cima ad una rupe con un sentiero senza uscita che domina una valle. Ecco, vi basterà dire che il cowboy sostava di vedetta nel silenzioso deserto quando decise di aprire la lettera che teneva nel taschino della giacca. Infine avete un esempio, come ultimo esempio, un'altra alternativa: il montaggio per cut cinematografici con show don't tell massivo, purché ogni scena dello show don't tell faccia procedere la favola in avanti e non sia una divagazione troppo astratta che possa finire per disorientare il lettore. Allora, nel montaggio per cut cinematografici con show don't tell massivo, ecco, questa opzione sta a metà strada tra la costruzione di un romanzo storico e il montaggio fake del racconto a bloggata spaghetti western, in cui la vostra favola sarà composta solo interamente da sequenze di show don't tell, in cui solo in alcune ci saranno agganci imposti reali oppure e o con personaggi storici, mentre nella maggioranza delle altre sequenze ci saranno una serie di montaggi composti come bloggate spaghetti in western, ossia sfruttando archetipi ed immagini che surrogheranno spiegoni e descrizioni. Per questa puntata è tutto. Un saluto, ciao, alla prossima!